Allora, Marti, dici un po'. Nulla, allora io ho scritto un figlio piccolo di 7 mesi, sì? Il secondo, la prima è già più grande, e come ho fatto con la prima ho scritto un corso di baby nuoto, sì, di 8 lezioni una settimana, visto che sono ancora a casa da lavoro. Scusami Marti, ti interrompo perché Walter nel frattempo si è stupito, mi guardava dicendo 7 mesi, eh sì bambini, guarda che quando li butti in acqua da piccoli è meglio quasi di quando ma non ci vedono ancora, ma infatti, ma vanno sotto, tu li lanci dentro la piscina, vanno giù, bevono, ti senti tu con loro, eh? Sì, certo. sei lì con loro, però loro hanno un'acquaticità maggiore. Eh sì, cacchio, sono appena usciti dall'acqua. Quindi stanno lì, bevono, li vedi che escono con questi occhi tutti pieni d'acqua. Sì, fanno delle facce incredibili, sì. E dura 45 minuti. E sì, ho detto, dai, in questo periodo lui col piccolo, la sorellina che va all'asilo, sicuramente farò 4 lezioni se va bene su 8. Invece no, è sempre stato bene, quindi sono andata a tutte tranne a una. E oggi era l'ultima, contentissima di aver finito, però c'è la lezione di recupero, sì, che è il prossimo giovedì. E quindi io dico, la faccio o non la faccio? Perché già per me è un sacrificio averle fatte tutte, ce l'ho fatta, però non farla mi sento quella cosa di dire, cavolo, non l'ho fatta al 100%. Sei una precisina, tu vuoi andare fino in fondo. Sì, e posso dire, un po' io credo di capirti, adesso non ci conosciamo, però più una cosa ti fa schifo, più lasciarla non finita... Ti lascia un senso di sconfitta dentro, vero? Sì, enorme. Perché quindi... secondo me se fosse una cosa che ti piace, tu dici, vabbè, sto giro, ne manca una, pazienza. Anche perché dici, poi magari lo rifarò un giorno. Invece, sapendo che è una roba che ti fa schifo, ti senti debole a mollare lì. Oh. Però dall'altro lato che parla. Dall'altro lato che parla, certo. Tuo figlio cosa dice? Lui ora dorme. La Stefania Andreoli avrebbe detto questo. Ma tuo figlio cosa ne pensa? 7 mesi. No, allora, innanzitutto voglio condividere con te voglio condividere con te, voglio esprimerti la condivisione per tutto quello che dici, cioè stare in piscina anche a me fa schifo tutto, fa schifo il clima che c'è, non capisci mai se fa caldo, non capisci se fa freddo, è umido, il rumore che si sente, mamma mia, una roba tremenda, quella cuffia durissima. Tutto sbagliato. Gli schizzi, perché lo tieni in braccio, quindi io praticamente passo 45 minuti a prendermi tutti i suoi schizzi in faccia. 45 minuti con la faccia di lato, così che fa. Esatto. Così. Una sofferenza atroce, però vacci. Sì. Dai, vacci, così hai completato il giro. Vabbè. Sì, se lo dite voi vado. Però a parte questo, adesso... No, ma noi serviamo a motivarti. A parte questo, a parte tuo figlio cosa dice così, ma come lo vedi? Cioè lui lì ti sembra che ci sta? No, lui è tranquillissimo, gli manca solo lo spritz poi. La persona più felice del mondo, allo ma spritz. Lui è un bambino tranquillo. Lo spritz da bere, sì. La prima mi massacra, quindi col secondo. Quanto dura? Cos'è? Un'oretta? No, meno forse. Sì. No, 45 minuti. Ah, 45 minuti. Ah, sì, giusto, sì, 45 sì. minuti. No, no. Ma ogni sì. minuto lo sento. Hai fatto amicizia con altre mamme, genitori che sono lì così? Più o meno. Perché loro li vedo super. Io non sono molto mamma tipica chioccia. Cioè, tipo, oggi la maestra mi ha detto: fagli tuffare. Tipo, tu lo prendi, lo immergi sotto l'acqua e quindi lo devi spingere, no? Sì, io cioè. Ho fatto una spinta un po' più potente. L'hai lanciato, l'ho lanciato, sì, e lei si è stupita. Tu lo lasceresti lì da solo fosse per te, cioè dai, vai, nuota, io poi passo da. Ti vengo a prendere, basta. Cioè, il resto fattelo. Sì, c'è l'istruttrice lì, se ti dice mettilo sotto l'acqua, invece certe lo lasciano tipo a metà che si vede. Hanno paura che si rovini. Pensano che sia un iPhone. Esatto. E poi quando tornano a casa lo mettono nel riso. Marti, quando parlavi con la Fosca al telefono, volevi anche una valutazione di quanto sei tu. E noi abbiamo detto: aspetta, facci fare la telefonata, ti valutiamo un attimo. Marti, secondo me. Sai che bene. Sì. Cioè, bene per quello che riguarda noi. Cioè, bene, stiamo parlando di 70-75. Sì. Addirittura. Sì, 75. C'è in carattere, oh. Ti ripeto che essere a 100 per noi è un minus, non è un plus. È un minus. No, ma concordo, Sì, dai, tu sei... Se sei attento c'è qualcosa che non va. Esatto, se sei... Sì. Più di Fosca, meno di noi. Sì, un punto meno di... No, sì. Perché io sarei ansiosa, non la farei quella roba del tuffo. Appunto. No, sei a 75, dai, sei a 75, Marti. Brava, va bene? Marti. Va bene, Puoi essere orgogliosa. Vedi, questo qua invece è a 90, l'abbiamo detto, è a 90, è tutto un precisino che vuole mettere giù. Mettiamo giù, va bene. Marti, ci vediamo a Torino. Ok. Ciao.